Porte aperte in Senato oggi alle persone fragili. È un modo di accogliere anche la suggestione che ieri il presidente Mattarella ha voluto trasmettere a tutti gli italiani. È arrivato il momento in cui la solidarietà va posta in primo posto e con la solidarietà va posta la lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni. L'incontro di oggi in Senato con le persone fragili, però, è anche una sollecitazione molto concreta perché tutti quei disegni di legge che riguardano la loro qualità di vita, che riguardano la vita indipendente, il loro lavoro, tutte le condizioni e le circostanze che ne sottolineano la dignità, mettendo in evidenza le qualità di cui ognuno di loro è portatore, sono al centro della nostra riflessione. Fragili non vuol dire che non si possa svolgere un ruolo di primo piano nell'interesse non solo personale, ma dell'intero Paese.